42. Ciao popolo Lega Nerd, siamo stati invitati da Sky Atlantic HD per l'anteprima dei primi due episodi di 1993, seguito della serie originale Sky 1992. Una serie che ci aspetta veramente con tanti colpi di scena. Cornice storica, l'Italia del 1993, l'Italia spaventata, l'Italia incerta, così come incerti sono i suoi personaggi. Oltre ad aver visto i primi due episodi, abbiamo anche fatto quattro chiacchiere con alcuni dei protagonisti principali, tra cui Stefano Accorsi, Miriam Leone. Quindi io vi lascio alle interviste, se siete interessati io vi consiglio di restare con me e vi ricordo che 1993 andrà in onda dal 16 maggio su Sky Atlantic HD. Ciao! Come pensi che sia cambiata dall'idea, dalla tua idea di 1992, tutto 1992 e adesso questa seconda stagione 1993? Allora, è cambiata molto, nel senso che io, cioè, ha trovato una forma molto precisa, nel senso che io volevo raccontare, quando ho parlato la prima volta col produttore, era l'idea di raccontare l'uomo nuovo nella politica della Seconda Repubblica. Si partiva dalla Lega e arrivando in Parlamento si cominciava ad affrontare anche la tematica di Forza Italia e di questa, della Seconda Repubblica. Però si partiva per un ventennio di narrazione. L'idea era quella, sì, di mescolare personaggi veri e personaggi finti, ma non c'era ancora nulla definito. I sceneggiatori hanno fatto un lavoro monumentale, anche proprio creativo, cioè l'idea di fare 92, 93, 94 è un'idea degli sceneggiatori. L'idea di raccontare questi cinque filoni di storia è un'idea degli sceneggiatori, quindi diciamo che come poi è normale che sia, da un'idea, l'idea si evolve, se ne parla, si fanno riunioni, ognuno apporta in base anche alla propria esperienza. La loro chiaramente ha anche la forza del fatto di poter creare una serialità su più stagioni, alla quale all'inizio non era neanche preso in considerazione. Ecco. Dal mio punto di vista non avevo nessuna esperienza di scrittura a quell'epoca, se non piccole cose così. Quindi, sai, quando un'idea viene messa all'interno di un gruppo è chiaro che poi viene completamente rielaborata. A me, cioè, io trovo che abbiano avuto questa idea di fare solo un anno a stagione, è un'idea fantastica, geniale. Come giudicheresti lo sviluppo del personaggio da 1992 a 1993? Sicuramente ha più sicurezza, è più sicura di sé perché appunto è diventata la prima ballerina del Bagaglino, è riconosciuta, lei voleva essere la più amata dagli italiani, ma questo non le basta perché quando tu non ami te stesso tenti di distruggerti in ogni modo, quindi appunto la cocaina, il baratro, veramente di tutto quello che può essere autodistruttivo lei lo farà. Dopo la bomba, non devo fare spoiler, per questo cerco le parole, ci sarà un momento veramente di follia, vera discesa negli inferi. Esattamente, è morto un grande regista che si chiama Jonathan Demme, ha fatto un film a Filadelfia. Sì. Il tuo personaggio è l'HIV. Sì. Come ti sei rapportato a questo personaggio, a vivere il suo male, la sua malattia? Ho guardato diverse volte il film perché Tom Hanks ha fatto un lavoro bellissimo e niente, lo considero un film bellissimo, un ottimo film che accendi un faro sul tema dell'omosessualità in quel caso e anche della malattia, ed è stato una fonte di studio per me, come per chi prepara una tesi che si rifà particolarmente a quella bibliografia o a quella. Filadelfia è uno dei miei modelli. Come giudicheresti lo sviluppo del tuo personaggio da 1992 a 1993? Peggiora a livello di salute, le sue difese immunitarie, che poi sono la cosa che va a colpire il virus dell'HIV, che azzera le difese immunitarie e rende l'organismo attaccabile da forme di virus anche estremamente blande, si abbassano questi livelli 93 in Pastore, quindi è come se volessimo suggerire allo spettatore che il tempo sta scorrendo e ne resta sempre meno per il personaggio. Deve essere, mi è stato chiesto di farlo ancora più succube, più vittima della malattia, ma è ancora tra di noi, anche a fine 93 non so cosa succederà nel 94. Sai cosa succede adesso? Adesso è tutti contro tutti.
Siamo di fronte a una montagna di miliardi. La città è marcia. Secondo te posso avere una seconda vita? Devo combattere, è l'unica cosa che so fare. Perché cazzo sei venuto da me? Siamo sotto attacco, l'hai capito o no? Basta incassare colpi. Iniziamo a reagire. Il peggio è arrivato.